Allora, numero 3 del vicepresidente, rilascio dell'accreditamento istituzionale all'associazione a cielo aperto, comunità alloggio di Rialto Savona, col 4 rinviato. Numero 5, assessore Guccinelli, implementazione delle risorse finanziarie destinate al bando approvato con le liberazioni 1701, impegno di 1.600.000. Sì, questa è una delibera importante perché aggiungiamo a seguito dell'approvazione del bilancio 1.600.000 allo scorrimento della graduatoria del bando che avevamo fatto oltre un anno e mezzo fa per le attività commerciali. Ci avevamo messo a più riprese 6.200.000 euro, questo ha consentito di istruire 320 pratiche. Con questo 1.600.000 credo che andremo a soddisfare i progetti presentati da altre 100-120 imprese. Dobbiamo anche dare alcuni segnali che non concentrando delle risorse solo su alluvione, perché sennò. Senti un po', oggi superiamo quota 1.000, no? Oggi dovremo superare quota 1.000. Ma quando è che cominciamo a dare il grosso, cioè quelli che hanno più di 40? Sopra i 40 abbiamo avviato tutta la fase di richiesta dei DURC, nell'attesa che la Camera di Commercio faccia le istruttorie, perché è ancora concentrata ad accelerare le istruttorie dei 40.000, perché dobbiamo chiedere il DURC, perché non essendo fondi regionali non possiamo esentare dal DURC. Credo che nel giro di pochissimo tempo cominciamo a erogare anche questo, però mi sembra che la macchina lì funzioni, perché siamo quasi a 1.000 imprese in 28 giorni lavorativi. Quanto ci è arrivata? 1.000? Se sommiamo tutto, queste sono 1.600-1.700, sono 250 quelli sopra i 40.000 e arriveremo a 2.500-2.600. Quello è molto più contenuto, così va bene. Alla fine ci vorrà dai 55 ai 60 milioni. Però dai conti che stiamo facendo ce la facciamo a coprire tutto via con i residui dei fondi europei. Hai visto che lì ci sono mattina lì che sono bloccato un euro. Oltre che dirli, li segnalasse. Finora tutto quello che ci sta segnalando lo stiamo recuperando. Addirittura noi abbiamo già ipotizzato che, essendo una situazione drammatica, essendo state imprese che erano nei guai quei giorni lì, nonostante le proroghe che abbiamo fatto, se qualcheduno ha i requisiti e è nelle zone previste, non escludiamo che adesso poi alla fine facciamo una sorta di bando scopa che spasta via tutto. Via. Che è il segretario di Caivari, diciamo. Mi ha detto che lì a Caivari ci sono due attività che non hanno avuto nessun danno, ma che sono chiuse da mesi per la storia che portava loro, non c'è più. Forse è un caso che andrebbe preso in considerazione. È molto difficile, molto complicato, perché vai su un terreno di una delicatezza estrema, dove lì stiamo per, se mai che mi segnalo, vedo un po' un momento, la situazione è delicatissima. Ma non, guarda che non sono casi diffusi. Beh, però poveracci, questi qui hanno perso mesi e mesi e mesi. Tanto non va appena aperto. In passato... L'altra volta, quando abbiamo fatto anche il danno derivato, poi comunque per quella parte lì abbiamo preso pochissimo, perché era calcolato il reddito dell'anno precedente diviso per 365 moltiplicato per i giorni di inattività. E uno appena aperto, tra l'altro. Beh, quindi, per la vicina. Ho fatto un investimento, appena aperto, chiuso. Guardali un po', dai. Okay. Però per il resto la macchina funziona, c'è da dire che il lavoro delle associazioni di Camera di Commercio in modo particolare è un lavoro. Perché ci sei, Ivan, perché io non ce l'ho fatta. Parlo un po' con il Crivello per via Costa d'Erta, sai quel ponticello, fabbriche, senti Ferrande, poi senti Crivello, via Costa d'Erta. E...
Sì, a fabbriche, a una zona agricola, no? Non fa un po' che c'è la zona sul giù, non ci riescono a arrivare. Vabbè, non c'abbiamo più niente. Allora, è del Presidente, concessione del patrocinio ad uso luogo della Regione Liguria, iniziative varie. Assessore Rossetti e Assessore Vesco, ordinanza del Direttore Generale Arcel, qui determinazioni conseguenti. Assessore Rossetti e Rossetti, ordinanza del Direttore Generale Arcel conseguente il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio di Arsu e di Agenzia Liguria Lavoro del 14 prima di diventare Arcel. Chiaro, perché sono diventati Arcel a maggio, mi pare. E il primo trimestre abbiamo dovuto chiudere le due agenzie autonome perché avevano un loro bilancio, questo è il consuntivo del bilancio, primo trimestre 2014 delle due agenzie. Poi, Assessore Rossetti e Vicepresidente, bilanci di previsione per l'anno 2015 delle aziende sanitarie della IRS e degli enti del servizio sanitario regionale. Abbiamo sospeso la presentazione dei preventivi in quanto non abbiamo indicazioni ancora adeguate per farli fare. Dunque, oggi c'è la chiusura del quadro, ma purtroppo non sono riuscito a mandare nessuno. Ma io volevo fare la giunta perché poi non ci sono. Ma chi? La Mori c'è andata giù? La Mori c'è giù. Il quadro era una riunione in realtà molto tecnica perché va a finire la proposta che facciamo al governo. Quindi io ho parlato con la Ravaglia. Sì, sulla questione dei tagli. Invece, vabbè, peccato che non ci sia nessuno di noi perché verrà, anche se non era l'ordine del giorno, però verrà discusso il tema della riforma. Titolo quinto, perché ci sono tantissimi emendamenti, io ho seguito ieri la questione per la parte che mi riguarda, ci sono tantissimi emendamenti del Parlamento e c'è il ministro Boschi che sta vagliando gli emendamenti anche insomma, dei vari gruppi e c'è il tentativo abbastanza massiccio di centralizzare funzioni sullo Stato e quindi di togliere ulteriori competenze rispetto a quelle che avevamo già visto e discusso, come quella dei centri per l'impiego, attività di formazione. Si parla anche di formazione professionale e istruzione. Perché loro parlano di politiche attive del lavoro, intesa come anche la complessiva. E gli assessori e i presidenti hanno detto che noi non dobbiamo nemmeno sederci ai tavoli perché prima si modifica la Costituzione, poi si accentrano i poteri e vanno avanti e noi faremo tutti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Oltretutto è scandaloso perché stanno andando avanti in modo schizofrenico. Chiedere che le province paghino metà stipendio perché possono mandare la gente a lavorare al Ministero di Grazia e Giustizia è veramente una cosa senza senso. Per cui vanno avanti sull'accentramento. Io sono convinto che vogliono fare le macro regioni che si occupano di DPL, di sanità e di ambiente, diciamo, territori. Le città metropolitane sono tutte come Parigi e i piccoli comuni si accorpano, le province non ci sono più e lo Stato fa tutto. Ed essendo garanzia di trasparenza, efficienza ed efficacia con questo decreto ci consola. Sì, dai, però vediamo da poi mi occuparsi. Allora, Assessore Berlangieri, legge 296 del 2006, progetto di eccellenza turismo attivo, linee di intervento, sviluppo della rete ciclabile, proroga al 30 marzo 2015 del termine di conclusione di interventi per la segnaletica ciclabile. Assessore Barbagallo, OCM unica, regolamento UE 1308-2013 successive modifiche, articolo 50, decreto NIPAF, disposizioni regionali attuative della misura investimenti nel settore vitivinicolo. Invito alla presentazione di domande per la campagna 2014-2015. Assessore Buccinelli, Core First 2007-2013, asse 4, azione 4-1, subentro nel comune di Sanzana, la provincia della Spezia, quale soggetto attuatore per intervento le due fortezze.
c'era un intervento della SE4 che il beneficiario era la provincia di Spezia, con tutte le difficoltà oggi gestionali che ha la provincia, hanno fatto un accordo con il comune di Sarzana e subentra nella gestione del progetto. Dell'assessore Rambaudi, riconoscimento sedi territoriali, minori stranieri non regionali, minori stranieri non accompagnati. Su questo direi due parole, perché c'è un bando del Ministero che prevede un finanziamento, diciamo, a progetto del valore di 700.000 euro, che, per creare degli hub per i minori stranieri. Noi eravamo l'unica regione che un po' di fretta anche sull'emergenza, quest'estate avevamo aperto un hub, quindi partecipiamo a questo bando, non direttamente come regione, ma abbiamo, diciamo, favorito Regione Comune di Genova un processo di progettazione, quindi gli enti accreditati allo SPRAR tutti insieme fanno questa proposta al Ministero, e si tratta di 50 minori. Oggi ne abbiamo 32 già al Collegio San Giovanni, e altri 18 posti verranno, diciamo, messi a disposizione su un altro sito. Questo in attesa anche che esca un secondo bando per l'accoglienza dello SPRAR, e quindi per poter, l'hub dovrebbe, diciamo, mantenere i ragazzi solo 90 giorni e poi passare a nuove strutture di secondo livello, per cercare di mettere ordine a questo discorso dell'accoglienza dei minori stranieri, che sta aumentando in modo significativo e che, gestito con i normali canali, diciamo, le nostre strutture educative che già prima avevamo per stranieri, non porta dei costi pazzeschi, perché parliamo di rette giornaliere, buste, insomma, delle comunità educative, che sono 100-120 euro al giorno. Quindi invece con questo sistema, diciamo, viene calmierata la cifra, e soprattutto paga il Ministero dell'Interno, non i comuni, e si parla di 45 euro al giorno, quindi media, diciamo, come retta, poi ci sono alcune spese per il progetto. E, pensiamo che il nostro progetto abbia tutte le caratteristiche per avere il finanziamento del Ministero. Il bando durava 15 giorni, quindi abbiamo dovuto fare un po' tutto in fretta, ma pensiamo di poter acquisire queste risorse. Bene. E poi abbiamo, grazie, dell'assessore Rossi, l'approvazione del piano di prevenzione della corruzione del programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in applicazione della legge 190 del 2012. Del vicepresidente, approvazione schema di accordo tra la Regione Liguria e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per la definizione delle funzioni del servizio sanitario presso la sede dei Vigili del Fuoco della Regione Liguria. Assessore Paita, legge regionale 9 del 2000, articolo 3 e 17, articoli 3 e 17, approvazione della cartografia delle aree interessate da inondazione negli eventi alluvionali dell'autunno 2014 e connesse discipline di salvaguardia e misure di protezione civile. La salvaguardia a seguito dell'alluvione è affidata la cartografia e anche le norme. Naturalmente, come l'altra volta, è previsto un periodo nel quale, diciamo, vengano fatti approfondimenti per capire se sono necessarie revisioni nei piani di bacino al fine di rendere sicure queste aree che sono state interessate dalle inondazioni. Colgo l'occasione per dire che ho anche fatto notare dal piano di bacino del Magra l'inedificabilità delle aree rosse, che era l'unico posto in cui c'era ancora possibilità, e quindi ho, diciamo, portato all'attenzione della cosa al comitato di bacino, e due giorni fa è stato votato. E poi una richiesta di parere al Consiglio su bozza di deliberazione dell'assessore Rambaudi, linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi delle strutture per minorenni e nuclei, genitori e bambini in attuazione della legge 6 del 2009, articolo 30. 1 A, B, C e D. Esatto, su questo direi una cosa, è un lavoro molto lungo, è durato mesi, è praticamente la ridefinizione di tutta la filiera dei servizi per i minori, sia di tipo
educativo, quelli che erano già regolamentati, quelli che non lo erano, perché c'erano servizi come ludoteche, centri di aggregazione che non avevano regolamentazione, non erano soggetti all'autorizzazione. Oggi mettiamo tutto sotto, diciamo, un maggiore controllo e tutela, ridefiniamo i servizi anche rispetto a nuove esigenze, ampliando la e sistemiamo la questione dei profili professionali, sistemiamo, insomma, diamo indicazione che nei servizi educativi, oltre alla figura dell'educatore, possa essere utilizzata la figura del tecnico, il cosiddetto TASE, che è il corso di formazione che abbiamo avviato come regione per, diciamo, colmare quella carenza di qualifica formativa che molti educatori che lavorano tanti anni hanno. Volevo dire a Pippo, perché non so se hai visto l'ultima versione, che quindi in tutte le laddove avevamo nelle regole educatore, mettiamo educatore trattino TASE. TASE, tecnico, com'è? Tecnico animatore, diciamo sempre TASE, animatore socioeducativo, che ormai l'acronimo non ci ha fatto dimenticare il nome lungo. C'era ancora il nodo delle comunità religiose che hanno... No, c'era il nodo, poi ho fatto una riunione con tutti, ho chiuso la delibera con l'accordo di tutti. Perché lo sostenete di no, che nell'organico ci sono persone che non hanno quei titoli, che sono i responsabili delle comunità. Questo passaggio no, l'abbiamo a lungo discusso, abbiamo trovato poi comunque la prevalenza di una norma. Cioè, noi non credo che possiamo fare distinzioni, sinceramente, e questo loro l'hanno accettato, tra le strutture di tipo religioso e non, se le persone hanno, cioè se noi richiediamo dei titoli professionali, quei titoli professionali bisogna che il personale ce l'abbia. Ma ripeto, è stato un percorso tortuoso, ma abbiamo chiuso la delibera con la presenza di tutti gli enti, con i comuni, con tutti, quindi con la buona soddisfazione di tutti, trovando delle mediazioni. Ovviamente ognuno porta le sue istanze, vedendo la sua situazione specifica, poi si trova una quadra con una mediazione. Mi sembra che non ci siano elementi di protesta, ecco, che la delibera è stato dato il via. Però la sanità l'aveva bloccata perché ha visto la parte che riguarda l'integrazione sociosanitaria, perché prevediamo due nuove tipologie dove in strutture educative ci può essere un supporto sanitario, questo per evitare di psichiatrizzare i ragazzi con problemi troppo presto, mandarli nelle strutture psichiatriche, ma allo stesso tempo dare un supporto alle strutture quando hanno inserito dei casi complessi, difficili da gestire. Abbiamo fatto un incontro con la sanità, abbiamo messo a posto alcune cose, quindi anche la sanità è d'accordo, però non sono riuscita a fare più il passaggio, tipo per quello che lo diceva adesso in giunta, con i due uffici, sulla questione delle figure professionali. Cioè, se equipariamo sempre, abbiamo equiparato sempre il TASE all'educatore, questo appunto che il settore che si occupa di formazione di profili professionali ne sia, cioè che ci sia d'accordo, ecco, mi sembrava che l'orientamento fosse quello, ma non siamo più riusciti a sentire grazioso, ma se tu sei d'accordo, da oggi la licenziamo. Sì, temo che ci sia questa tensione, perché negli istituti religiosi, i religiosi che vengono studiano teologia e altre robe, e di notte sono loro sempre. Attenzione su quello, l'abbiamo superato, perché torni lì? Ti faccio una domanda diversa. A me arrivano tensioni su questo. Ti va bene che l'educatore, ci sia sempre scritto educatore, barra, ok. No, perché la dottoressa Gallinotti mi ha detto che l'assessore lo senti, lo sappia e che siano d'accordo. Diciamo la gamba. No, c'è ancora un DDL. Allora, un DDL, Presidente Assessore Rossetti, disposizioni di carattere finanziario. È un unico articolo sull'ampliamento dei contributi alle macchine alluvionate che non sono rottamate in quanto si sono perse durante l'alluvione. Esiste un balzello nazionale per cui l'ACE è riuscita a non far pagare nulla alle auto rottamate, ma non può togliere il balzello di chi paga per chi ha perso il possesso dell'automobile.
Allora, noi modifichiamo la nostra legge in modo che diamo il contributo anche a chi ha perso la connessione. Quelli della parte in mare, si è persa in mare. Quelli che sono andati nei con i fiumi sono andati giù. E poi ci sono due argomenti, due riscritti dell'assessore Guccinelli. Numero uno, analisi di fattibilità e avvio conferenza di servizi per procedimento unico in campo ambientale. E il numero 2, invece, sempre l'assessore Guccinelli, decreto legislativo 150 del 2006, legge regionale 3898, procedura di via, progetto di variante di tracciato alla statale 1 Aurelia nei comuni di Noglie, Finale e Ligure, proponente ANAS, pronuncia di compatibilità ambientale negativa. Ma non era già stato approvato? Non ricordo più i passaggi di questo. Allora, in questo caso, siccome c'è un parere negativo che è dovuto alla necessità di modificare l'uscita della galleria, si proponeva di modificare non fare la pronuncia negativa, ma di convocare, come previsto dalla legge, il proponente e dire quali sono le criticità per aggiustare il progetto e quindi poi fare il parere. Ma sul fatto che si debba fare, quindi c'è una. Sul fatto che si debba fare l'opera c'è condivisione. Assolutamente sì. C'è da mettere a posto perché esce in sana e l'hanno anche evidenziato, cioè comunque noi. Posso? Sì. Allora va bene tutti e due. No, aspetta, aspetta. No. C'è un intervento. Il primo non ho capito cos'è. È un procedurale. Diciamo che si dice che siccome la legge di. L'unico, l'unico elemento dubitativo che io direi magari a Murgia di approfondire ulteriormente è se serve un argomento o se è già una normale prassi che il comitato di direzione può fare di mettere insieme diversi uffici per la direzione di fare valuta un po' un momento. Permesso che i pareri tecnici sono pareri tecnici e ovviamente su questo non ho nulla da eccepire. Il punto è politico perché non è che qui c'è un soggetto proponente che si chiama ANAS, il soggetto proponente si chiama Infrastrutture Liguria, siamo noi. E quindi, come dire, il fatto di arrivare alla fine di questo percorso con delle valutazioni, io l'ho letto, quello, ho letto diciamo, tutta la documentazione, la criticità che viene rilevata è l'uscita alla galleria, quella che deve essere realizzata, perché ci sarebbe un altro punto in cui c'è pericolosità, ok? Che significa, diciamo, che se noi o troviamo una modalità per mettere a posto anche quel punto lì, o altrimenti dobbiamo studiare un tracciato alternativo, che sarebbe una galleria completamente alternativa, che costerebbe ancora di più rispetto a quello che costa già ora, che è tantissimo. Io voglio dire, comunque, faccio presente che ho fatto i salti mortali per prendere questi finanziamenti, perché ho preso dei finanziamenti nazionali, abbiamo condiviso insieme un fatto di mettere una quota di FAS per la prossima programmazione, ovviamente non per questa, raggiungendo un risultato storico, perché non c'era diciamo, certezza che noi avessimo attenzione da parte di ANAS, tra l'altro l'attenzione deve essere ancora confermata, perché va nelle previsioni del 2015. Abbiamo elaborato noi il progetto, quindi c'erano tutte le condizioni per poter tra di noi condividere delle criticità, delle valutazioni in corso d'opera, ci abbiamo perso del tempo, ci abbiamo perso delle risorse. Io non credo che sia giusto arrivare, ripeto, per me la supremazia dei pareri tecnici sempre nelle competenze tecniche, però penso che una regione che funziona così non funziona bene. Perché se facciamo noi delle cose, delle progettazioni, questi elementi devono venire fuori in corso d'opera e devono essere valutati in corso d'opera, altrimenti perdiamo tempo e anche credibilità. Tant'è che mi sto prendendo degli insulti dal sindaco di Noli, dei veri e propri insulti giornalistici, perché loro sono contrari a quest'opera, ma naturalmente io non posso sostenere col sindaco di Noli, no, che è lui il problema, quando siamo noi ad aver bocciato... bocciato, comunque messo fortemente in discussione questo progetto. Ripeto, io non dico che di avere ragione, avrò senz'altro torto, però mi sarebbe piaciuto che questo torto fosse stato il frutto della condivisione di un percorso che noi invece abbiamo messo in campo in questi anni, perché se non avessimo coinvolto le persone potrei anche essere in questo, ma onestamente io mi sento di dire che oggi come oggi, anche se questo è un rimedio, tra l'altro ancora una volta indirizzato al soggetto sbagliato, tant'è che ho già corretto e ho convocato io la riunione.
inutile convocare l'ANAS. Cosa gli vado a dire all'ANAS? E tra 10 giorni deve darmi tutte le risposte rispetto al fatto che oltre a investire 50 milioni ce ne deve mettere degli altri. Non penso che sia possibile. Quella riunione la convocheremo noi e proveremo insieme, diciamo, a cercare di rimediare, però se volete proprio il mio parere, io penso che non ci riusciremo e penso che quei soldi lì noi li perderemo. E onestamente non sono contenta perché in realtà io su questa cosa ci avevo investito tantissimo. Poi c'è anche un gioco politico, che è quello di un sindaco che non condivide più questa infrastruttura e probabilmente dentro la conferenza dei servizi avrà svolto anche un ruolo, diciamo, per come dire, sostenere le sue legittime posizioni. Il problema siamo noi, perché avremmo dovuto arrivare in fondo a questa vicenda con, no, una posizione il più possibile comune. Io penso che una regione debba funzionare così, non mi sembra che ci sia. Però detto questo, proveremo a rimediare, ma la vedo dura. Sì, la cosa che mi dicono gli agenti, diciamo, che hanno sentito sta roba, è che dicono che avrebbero condiviso il percorso con l'altro pezzo che poi ha giocato negativamente. Perché insomma è un po' strano che ci bocciamo da soli un progetto che facciamo noi, no? È qualcosa che non va, mentre un privato, anche l'ANAS lo fa a casa sua, poi ci arriva da noi e lo bocciamo, va bene. Ma avendolo costruito noi, siccome costano soldi questi progetti, bisognerebbe almeno sulle cose che facciamo noi lavorare insieme fin dall'inizio. Io andrei di sicuro anche più là, certo che della direttiva, devo dare anche agli uffici, la puoi dire, che quando si fa una procedura che deve essere prettamente tecnica, ci mancherebbe altro che noi condizioniamo in nessun modo la procedura, perché sarebbe assurdo che facessimo questo, io sono per la linearità delle procedure tecniche, però quando si avverte che rispetto a un progetto o fatto in casa nostra o fatto anche da altri enti, comuni, che decidono i territori, no, che ci potrebbe essere una fase interlocutoria prima del pronunciamento finale, nel quale si mettono già all'evidenza le criticità che ci sono per capire se strada facendo ci possono essere quei correttivi di natura tecnica che, non inficiando la procedura, però alla fine ci consentono. Ma mi sembra che sia un qualche cosa superabile. Io volevo solo chiedere se possiamo mettere nell'argomento di giunta il fatto che comunque questo dovrà essere anche oggetto prima di una nostra riflessione interna, perché prima di andare all'ANAS dovrò fare un passaggio, quindi se diamo una mano tutti. Ok, va bene, finito? Sì, allora abbiamo tanto tempo per lavorare un po', poi vediamo, non è che bisogna usare tutto, ragazzi, cominciamo un po', va? Oggi presentiamo due opere, una è un'opera vecchissima, insomma, che finalmente, non tanto per i tempi che ci si è messi a farla, quanto per la gestazione lunghissima, è il Museo Navale d'Imperia, che apre finalmente tra circa un anno, insomma, un'opera finita, e che adesso si può, quasi finita, che si, sì, quasi finita, mi vorrebbe, scusi. Che tra un po' quindi si può concludere, finisce in realtà a giugno, poi c'è tutto il tempo di allestimento e quant'altro. E l'altro è l'ennesimo depuratore, diciamo, di Spezia, di Spezia forse per l'orografia, diciamo, ha dato impianti, diciamo, piccolini, e credo che sia anche l'ultimo questo, no? Spezia dovrebbe con questo aver chiuso, perché abbiamo visto Levante, abbiamo visto Poltronetti, abbiamo visto Corniglia, abbiamo visto Avisano e adesso c'è questo, insomma. E questo finisce tra pochi mesi e quindi dovremmo aver chiuso, diciamo, il cerchio della decorazione di Spezia, se ho ben capito, almeno per le opere principali, cioè, poi saranno un po' di collegamenti, di tubi, ma non di impianti. A proposito di questo, nel mese di febbraio-marzo, io vorrei presentare le cose un pochino più grosse, insomma, il pacchetto ANAS, Strada Mare, Aria di Savona, Aria di Spezia, il pacchetto ferrovie, cioè nodo, valico, raddoppio, magari tutti insieme, insomma, il pacchetto porti, Savona, tutto il porto, insomma.
pacchetti autostradi, non so cosa c'è, San Benigno, quello in corso, insomma, San Benigno, Salzana, quello che c'è, insomma. Anche quelli su quegli ambientali, e poi fare un po' il punto sulle cose, diciamo, ambientali, cioè la Chiaravagna, di Magno. Sembra le cose grosse, insomma, autostrada, ANAS, ferrovie, porti e grandi, diciamo, interventi di persone. Sì, finiamo con quelli, insomma. Mi pare che noi siamo a 120 opere presentate, da un anno e mezzo a questa parte, abbiamo 150 circa, insomma. Poi vedete, non facciamo solamente cose piccole, facciamo anche tante cose grandi. Ho chiesto a Medici di fare un po' il punto su Genova. Sono circa 12 miliardi quelli finali sul Genova, in questi anni, un po' di più, è un grande valico, ma comunque insomma, la cifra è molto rilevante, insomma. Perché comunque oltre il grande valico sono altri tre, insomma, no? Circa. Oltre il grande valico sono altri tre, un valico politico tutto interno, diciamo. Adesso fare un po' di cose importanti, nel senso che facciamo un po' il punto su cose importanti insieme. Così condividiamo in queste ultime giunte molti argomenti complicati. Dunque, Ospedale Spezia è un'impresa che ha chiesto un mese in più, ci siamo consultati con Montaldo, con Cocchi, con tutti. L'orientamento è stato positivo per non creare, diciamo, tensioni, quindi l'offerta è vera, io a fine febbraio, quindi lì sapremo la verità. L'offerta, chi non offre, cosa offre. E quindi possiamo chiudere, diciamo, la vicenda con la certezza che l'ospedale si fa, visto che un certo fiore dice sempre che non ci crede. Questo c'è su Twitter, un esistema fiore, non è vero. Lascia dire. Vabbè, comunque, questa qui o no? Da un mese non avrà certezza che va bene, invece è previsto, diciamo, che si inaugura la strada mare presto, diciamo, il 20 febbraio, adesso vediamo cosa sono le ultime cose, poi l'annuncio si farà. Vi prego solo di vedere bene con ANAS la condivisione del processo transattivo, fatelo voi, no? Quello che stiamo già facendo, dovremmo arrivare in fondo. Naturalmente apre il cantiere principale, poi ci saranno ancora un po' di collegamenti dell'appalto che vengono qualche settimana, no? Qualche mese dopo. E poi devono partire ancora quattro interventi molto grossi che sono il collegamento a Ponente a Levante, che dovrebbero già essere appaltati quest'anno, e i collegamenti con la Val Polcevera a destra e a sinistra dovrebbero essere appaltati il prossimo anno, proprio perché il quadro si sta lentamente componendosi. Poi parte anche, diciamo, la riqualificazione di via Cornigliano, quindi diciamo, più o meno. Avete mica convocato la conferenza dei servizi per ancora no? Quella è la modifica, diciamo. A parole mi pare che siano d'accordo a convocare la conferenza dei servizi. Aspettavano il progetto che doveva fare. A seguito questa parte. Perché è quella che darebbe il senso di come è messa finanziariamente la società per Cornigliano. Sembrerebbe che a questo punto sia addirittura qualcosa che avanza. Vabbè, dai, senti, vedi un po' tu. Però mi pare che questa cosa di Cornigliano stia lentamente componendosi. È faticosissima ancora la cosa del teatro sociale, pregherei anche Angelo di seguirla con Cornigliano. Vediamo il 2. Va bene. Invece Ventimiglia mi chiede di riattivare un rapporto sul Parco Roia. Io vorrei essere un po' aiutato. Chi l'ha seguito? Tu? Lo sto seguendo in parte io, in parte lei. Io mi sono venuto disponibile anche ad andare, però non so bene dove lo stupisce la cosa, perché pochi giorni fa hanno fatto una riunione in comune a Ventimiglia, dove c'erano Adrago e Poggi. Insieme al comune di Ventimiglia c'erano gli imprenditori monegaschi interessati all'intervento. No. Però vediamo. Magari è il piano è prossimo. Okay. Invece continua le polemiche sul Galliera. Adesso purtroppo non c'è Claudio, però c'è il direttore. Allora,
Io credo che la sostanza sia sapere se al comune va bene o non va bene fare la valiera, perché è rivelata la vicenda del corso a Consiglio di Stato, secondo me. Ma comunque, siccome poi bisogna sempre superare le curve, guardi, adesso c'è un problema formale, cioè di qui pregherei di occuparsi per Paolo, cioè, dice bisogna che noi, che voi, ma, voi o Galliera, non so forse Galliera, mandiate il progetto, non è che l'ho portato al sindaco, devo andare in ufficio, va bene, cioè, pensavo che portando al sindaco poi ci andasse di su, non lo so, vedi questo aspetto qui, diciamo, rigottoso. Dopodiché c'è un aspetto invece più ministeriale che si è rimandato qualche volta perché aspetta due gemelli, ha avuto qualche giorno lì, e si è deciso però di farlo via PEC, insomma, quindi ti pregherei di verificare questo aspetto qui. E vabbè, insomma, quindi cerchiamo di chiudere questa parità qui. Quindi l'urbanistica si occupa, l'urbanistica del comune è l'aspetto, come dire, edilizio, no? L'ufficio urbanistica abbia in mano, trasmesso per via burocratica e non solo per via politica, diciamo, e invece, diciamo, quell'altro aspetto, se capisco bene, solamente da firmare le carte per via, però è un po' che siamo... Sì, perché lei non sta bene, però firmerei via PEC. Sì, firmerei via PEC, insomma, nel senso che poi ci teneva a farlo, però se la fa facciamo via PEC. Già che siamo lì, ancora urbanistica, ancora sanità, verifichiamo questa cosa. Per Zelli, tutto sommato, abbiamo un'occasione di risveglio, insomma. Nel senso che... C'è l'incontro a Roma stamattina da Sabino. C'è l'incontro a Sabino a Roma per il 15. E confidiamo che vada bene. Dicevano questa mattina quelli di GHT che hanno visto, come si chiama, le master, va avanti l'ipotesi di farebbero i primi 40.000 metri quadrati di parco. Esaotte, questa riunione quando si conta? Il 6. Dai. Sempre pomeriggio, c'è già ora, venerdì, no? Venerdì, sì. Mica, ti ricordi mica l'ora, no? Allora vediamo ancora poco fa, quindi se vuoi... No, ma sarà pomeriggio, vabbè. Facciamo magari qui, così sei un attimo. Sì. Il primo pomeriggio, 2-3. Poi, legato al discorso, diciamo, legato al discorso IT, stiamo definendo l'incubatore che si farebbe lì nell'area nostra. Parlano anche di quello stamattina. E poi va avanti il progetto per l'impianto, diciamo. E infine l'università è stata messa di fronte a un out-out dal MIUR e quindi entro il 31 di marzo devono dire se devono lasciare. Adesso so che lì stanno discutendo, i laboratori sì, la didattica no, insomma. Però mi pare che questa cosa arrivi a una fine, insomma, sulle cose, insomma. Quindi dovremmo esserci, insomma. È chiaro che poi questa cosa gli esalta fino a dietro la cosa della destinazione rurale di Sesto, ma insomma, i lavoratori di OMS, Atto si chiama così, OMS, sono andati in cassa, no? In cassa. E quindi hanno anche mobilità entro la fine dell'anno. Quindi hanno avuto anche una protezione sociale. Cioè la convenienza nostra e dei lavoratori è che si chiude rapidamente questa cosa di OMS, le master esaurite. Non è trascinato. Nel conto del 6 c'è anche le master, proprio dopo le master. C'è anche le master. E c'è anche il sindacato. C'è esaurite le master, chiameremo anche il comune di Genova e il sindacato. Quindi si potrebbe anche chiudere, via quella vicenda. Va bene. E poi lì c'è ancora a decidere tipo se fare o non fare la casa per gli studenti, specializzando eventualmente, se non ci fossero gli studenti, per il no. Allora, il vincolo del finanziamento del bando e della nostra risposta è il diritto universitario, quindi redditi e redditi.
È chiaro poi che tutte le case dello studente sono anche un po' aperte a studenti, poi vale il prestito, eccetera, però questo vincolo è assolutamente passato. Non siamo ancora arrivati al finanziamento, quindi il tempo, come dire, si stringe, ma non vorrei dire di no, perché ci vuole l'università, ma immaginare altre cose proprio. Vabbè, dai, il quadro è questo qui, chiudiamo di più che possiamo. E, insomma, lì Palazzo Chigi l'ha presa con molta. Palazzo Chigi l'ha presa con molto impegno, sta dicendo, si sta occupando questo collaboratore di Renzi che si chiama Gutgeld, mi pare. E poi, sì. E poi mi dicono che anche il direttore generale del MIU è molto capo di gabinetto. Vabbè, questo bisogna starci molto attenti perché poi ha a che fare con la nostra programmazione finanziaria. Quindi. Vabbè, dunque, adesso cito Pippo. Abbiamo 10 minuti. Vabbè. Comunque, il depuratore di Vappallo c'è ancora una cosa che riguarda il bilancio, però non c'è nessuno, dove la vedete voi. Dai. Adesso bisogna che noi apriamo un file su Costa Crociere, perché credo che oggi sia l'incontro col sindacato, ne abbiamo 28, comunicheranno delle decisioni, come dire, che riguardano, potrebbero riguardare il potenziamento della sede genovese a favore di Amburgo. Dunque, loro non hanno fatto finora nessuna comunicazione pubblica, quindi ci affidiamo, diciamo, ai sindaci. Ma si dice che loro poi non so se la vicenda Concordia ha inciso su questa vicenda, no, certo, così non l'ha fatto. Ma anche loro stiano ragionando su concentrare, diciamo, gli headquarters, diciamo, di primo livello a Shanghai, a Miami, ovviamente, ad Amburgo, quindi Europa, America, Asia. E che quindi ci sarebbe un depotenziamento non grande, ma un depotenziamento, diciamo, di Genova, questo se ne si dice, che riguarderebbe l'ufficio tecnico in modo particolare, con esubero dei trasferimenti non quantificati. Adesso, se oggi c'è questo incontro qui, Enrico, ti prego poi di sentire un po' il sindacato e di capire come organizziamo una. Adesso, tanto non c'è più. Di Aison, che è la persona con cui ho un rapporto da tanti anni, quindi bisognerà riprendere i fili con il nuovo, come dire, manager, perché in questi casi poi la realtà locale non è che, anche se locale vuol dire europeo in questo caso. Va bene, dai, questo è Costa. Dunque, Arenzano depuratore. Dunque, il depuratore di Arenzano è fermo. Un'altra volta per due motivi, perché l'impresa è, diciamo, di nuovo una di quelle che non ce la fa più, ma è fermo anche perché mancando Scarpino manca il riconferimento, eccetera, eccetera, eccetera. No, l'ipotesi che la Bersanini fa è quella di andare a consolidare Carlo Lupar un materiale. Uscito, vabbè, vedilo un po', questa qui non è di Renzi. Diciamo che dei depuratori in attuazione è l'unico che attualmente sconta problemi è questo, perché gli altri, cioè quelli piccoli, Spezia, Levanto, Ecco, Das, no, sono tutti abbastanza, no? Anche testati recentemente, quindi bisogna cercare di capire se riusciamo a toccare anche questo. Tanta questa gestione commissariale antichissima. Cioè. Dunque, già che siamo qui a parlare di. Il depuratore di Arenzano nasce come gestione commissariale Bertolaso, una vicenda molto vecchia. Infatti, c'è la Bresciagnini come su Stoppani a occuparsi. Già che siamo su Stoppani, il governo ha sostanzialmente tenuto in vita la roba dicendo che si può applicare alle decisioni commissariali o alla generale prorogazio.
e quindi si andrebbe dal 31-12 al 14 febbraio. Sì, perché sono 45 giorni, 31-14. Adesso però poi si sarebbero convinti sul nostro pressing a mettere l'emendamento nel milleproroghe. E la stessa commissione parlamentare che è venuta ha detto che si farà parte dirigente per questa direzione qui. Se la conversione però avviene a fine febbraio, poi si crea un buco di un paio di settimane, quindi questa roba è tutta, però abbiamo fatto questa roba. Tra l'altro ho visto che la commissione dice che tornerà qui ad approfondire questo fatto qui, sto pane. Ma voi sapete, noi siamo stati cofinanziatori di quest'opera, ma poi non siamo i materiali, siamo responsabili. Sta curando in parte anche Claudio Montaldo, perché tutta la parte di natura, la sta vedendo la parte di natura sanitaria. Va bene. E questo è, insomma, però quella lì mi sembra una di quelle cose che... Va bene. Poi stiamo parlando col governo per fare una seconda modifica all'accordo di programma di Cornigliano che riguarda il finanziamento dell'autorità portuale, che servono sempre meno su Cornigliano, perché è sempre di più ciò che su Cornigliano non è autorità portuale ma è altro, l'onda, depuratore, no? E spererei di usare un po' di questo tempo romano per questo obiettivo, se ci riesco. Invece oggi, oltre diciamo ai rapporti romani, mi chiedono un'ulteriore riunione sul ribaltamento mare. Vedete se riuscite magari a fare una pre-riunione in questi giorni. Perché vabbè, c'è un problema del Ministero dell'Ambiente di assoggettabilità, che tornerò proprio alla Galletta in questi giorni se ci riesco. Però poi c'è una questione, diciamo, romana che io non so. E poi c'è una questione genovese che è legata anche al Molinassi, che io non so dirimere, se è riuscito un po' a cominciare in questi giorni a capire un po' meglio. Va bene, Agnesi mi sembra che si stia complicando, vero? Ci legge, sì. Non era prevista. Era prevista con queste dimensioni, con questi numeri, cioè quindi bisogna un po'... Io lo vedo domattina torna sempre per l'operazione Marchio, insomma, sapore della Liguria, non so come si può chiamare. Noi non abbiamo un player ligure, diciamo, globale, internazionale, nel campo del gusto, diciamo, no? Non abbiamo nessuno, diciamo, che se lui fosse in grado di fare un'operazione del genere. Cioè, noi abbiamo dei buoni artigiani, no? Sostanzialmente, molto bravi, ma non nessuno che abbia. E che manifestano grande interesse in un eventuale rapporto con. Che al massimo hanno trovato poi un venditore, diciamo, tipo Italy, che via, oppure vanno da soli in altri casi. Non lo so, io non. Tanto sono cose che conosco poco, non so anche tu, assessore. Per di capire un po' meglio questa roba qui. L'incontro a cui ho partecipato, che aveva mandato Enrico a Roma, loro hanno manifestato l'interesse di allargare la gamma dei loro prodotti Puma, producendoli magari direttamente con il marchio Agnese. Quindi è evidente che loro non vogliono cedere il marchio, vogliono tenersi il marchio e adesso a marzo partirà una nuova campagna pubblicitaria molto rilevante sul marchio Agnese. Sì, così ci ha detto. Devono farlo prima, per la verità, perché è 10 anni che non fanno prima. Rilanciano il marchio. Però non si capisce neanche un pochino bene cioè, qual è il loro piano industriale vero, perché di là di dire che vogliono fare questo, cioè, poi nella pratica, nel concreto, non è che abbiano comunque presentato un piano. Io queste cose non le conosco bene, diciamo, sono cose. Però anche Angelo forse potrebbe un po' studiarci su. Insomma, noi non siamo stati bravi finora a diventare punto di riferimento internazionale in questa filiera che mette insieme territorio e cibo, diciamo così.
cioè, mentre dal punto di vista del territorio puro, l'operazione 5 Terre è un'operazione di livello mondiale, no? Quindi sono diventati bravissimi in questo campo. Non so, un'operazione tipo Lange noi non siamo mai capaci di farlo, no? A partire dalla filiera del tartufo, del vino, e non abbiamo, cioè, non saprei manco dire qual è il più grosso player lingua in questo campo qui, non ce n'è, sono bravi artigiani che fanno, no, bravi produttori. Non so se è un'azienda grossa che lavora col mondo come quella che non è lingua, peraltro, che non ha molta pizza, non sa bene per quale percorso la storia, ci può aiutare in questa direzione. Lui c'ha un piano ormai elaborato dalla sua agenzia che lo accompagna in questo. Le verifiche che stiamo facendo con lui, che continuiamo domani mattina, vanno in questa direzione. Vedere se riusciamo a trovare su una serie di settori specialistici legati alla capacità produttiva di questa regione, dei prodotti che si inquadrano in un disegno complessivo nel quale il grosso player può diventare socio di questa società, le può rilevare, può avere un rapporto commerciale. Stamattina abbiamo due o tre passaggi anche con i più capi per capire. Noi con lei incontriamo a Firenze, abbastanza casualmente, a Leopoldo Capatti, no? Che è il capo di Slow Food e anche di Vita Impresa. Per il discorso carne, no? Lui diceva che tutto quello che si è fatto con la grande noi potremmo farlo tranquillamente anche meglio perché avremmo malteggi più lunghi con la stagionalità. Poi, evidentemente è mancata la forza di creare. E non so, so che è un tema che ti ha appassionato molto. Molto, grazie. Se fai un gruppo. Continuiamo, insomma. Fai te un po', visto che mi sto te. Cioè. Io la riesco a acchiappare fino a un certo punto, ma capisco che abbia una roba molto buona che poi non ha una, come dire, una proiezione, cioè l'olio, il pesto, anche qualche salsa di noce, sugo di noce, tutto la questione del pescato. C'è molte torte. Vedo che poi chi prova, tipo questo, come si chiama? Sì, ma vedo che poi esporta Mosca, esporta ovunque, però non siamo riusciti ancora, forse non abbiamo trovato neanche, oddio, poi. Vabbè, questa cosa qui si sposa, affrontiamola subito, si sposa un po' a Expo, ieri abbiamo fatto una riunione interessante. Abbiamo capito meglio molte cose, abbiamo pensato non di fare un dopo giunta, come era previsto, ma di fare a metà febbraio circa, posso dire, un'attività seminariale divulgativa. In cui affrontiamo tutte le questioni dalla nostra presenza fisica lassù, al rapporto con l'esploratore dei cani, i collegamenti aerei. I treni che ce ne sono tanti qui, sono malati di indicati, anche il treno, il bus. Adesso lei si è impegnata, sì. Perché lui lì praticamente il grande spazio del cibo alla fine l'ha avuto lui, no? Quindi lui farà. Da me è arrivato, sì, l'ho girata, non c'era lì. Praticamente il grosso della ristorazione italiana, e quindi anche della nostra ristorazione, passa attraverso questo paese enorme, che si chiama Antiquari, che ci sarà un po' tutto. Bisogna che quando c'è questo incontro ci comunica tra le altre, chi vuole venire, e quello sarà un grosso filone. Per fortuna lui c'ha anche vita di qui, quindi conosce abbastanza bene la produzione. Quello lì è un canale certamente forte, insomma. Va bene, quindi faremo una cosa verso metà febbraio, poi è chiaro che in quel momento lì bisognerà vedere bene anche come il giro diventa il lancio. Però impattalo subito, se ti ha girato tutto, perché sennò per l'allestimento. Come il giro diventa il lancio. Sul giro pregherei di chiudere rapidamente.
No, stai a sentire, poi ci vai. Sul giro, poi ci vai. Sul giro bisogna chiudere rapidamente la questione IVA, che pare si chiuda positivamente. Si diceva l'IVA che in questi giorni deve andare una forma di disponibilità. Perché se si chiude positivamente la questione IVA, allora noi possiamo usare i soldi per l'IVA per metterli a sistema dell'operazione comunicazione, spo, promozione, turismo e quant'altro in due direzioni, o eventi da fare, perché i comuni mi sembrano tutti, o decidiamo di fare diciamo, una serie di eventi in quei giorni lì, perché non è mai stato così tanto il giro in una regione, quindi anche un evento. Però non bisogna fare più neanche. Appena sappiamo dell'IVA, muoviamoci. Eh sì, noi eravamo appesi. Non l'ha coperto cortissimo. L'ha riparto, ma ha detto di stesso. Ok. E poi, oppure diciamo, un po' di quelle risorse, vedete un po' voi, mi pare degli attori fondamentali, qui siamo, diciamo, Enrico, tu, lui, sto occupando Lorenzo, e un po' tutti, insomma. Gallo, Nicolella, Nicolella anche nella sua funzione, diciamo. Ma noi appena abbiamo la certezza, avevamo anche costruito un tavolo interassessoria di coordinamento, anche perché poi bisogna cercare di tirare un po' le redini dei comuni, perché dovevamo anche mi pare che le questioni sono in buona sostanza. Come noi stiamo dentro questa filiera del cibo che è importantissima? Come noi lucriamo, tra virgolette, vantaggi turistici del fatto che si fa Expo a Milano, e come caratterizziamo bene quei giorni del giro che sono importantissimi sia per promuovere la Liguria in generale, sia anche con qualche aggancio per Expo. Non so, diciamo, non so se si può immaginare che ci sia una vetrina del giro dentro Expo nei giorni del giro, non so. Ma come si può fare? No, è chiaro che bisogna occuparsene tutti, perché è una roba che riguarda un po' tutti. Io sono convinto che abbia fatto bene a fare la scommessa. Adesso bisogna... Tu l'hai già convocato a quella riunione? Quale? Quella con le camere di commercio che dicevamo ieri. No, io ero d'accordo che se tu oggi sei dopo la conferenza stampa avresti 10 minuti, ti farò un po' la riunione la settimana prossima, ce l'hai? Non so, che ora c'è la conferenza stampa? Vabbè, quando sei pronto, se no, me lo dici, vado giù in macchina. No, me lo dici e provo a... Io ho una riga di riunione da mettere la settimana prossima, la mettiamo. Va bene. No, poi c'è Ilva. Dunque, Ilva non stanno pagando i fornitori, Renzo, stanno cominciando a bloccare tutto. Forse hai letto di oggi. Sì. Adesso, mentre sono giù, cerco di capire un po' la nostra roba, ma mi sembra risultato lineare questo processo. Ma ieri mi pare c'è una notizia positiva che stempera un po' le tensioni, almeno con i lavoratori, perché mi sembra che nell'incontro ieri con il sindacato Nudi abbia accettato l'idea non della cassa integrazione a Taranto, ma dei contratti di solidarietà, come chiedeva il sindacato, a continuazione di questi. Quindi, dal punto di vista della tensione con i lavoratori, lì è destinata almeno in questa fase a calare leggermente. Certo, non ci arrivano soldi questi fatti. Però la partita si gioca a tavolo romano. Certo. No, seguirlo un po', adesso ce lo faccio un'occhiata anch'io. Dunque, la vicenda depurazione acqua Tiguglio mi pare che sia molto complicata, però abbiamo fatto la riunione, ve la affido. L'unica cosa che è chiara è che Moneglia è disponibile eventualmente a servire un territorio un pochino più ampio. Perché fatto... Ma io volevo dire a Gabriella, siccome è un po' fretta a ire negli altri per quelle che si va bene. Il discorso provincia invece, adesso aggiornatemi un attimo, quando c'è adesso un momento in cui cerchiamo di capire dove si va a dibattito? La legge sta facendo un giro della commissione, sì? La commissione solo informativa, c'è cioè stata solo una commissione. Problema uno dei due problemi sostanziali è la circolare che stiamo aspettando sul personale, perché questa variabile evidentemente incide su tutta la discussione. Abbiamo fatto alcuni confronti di natura politica sulla vocazione della città metropolitana, ma non abbiamo ancora dei riscontri, quindi, su proposte,
abbiamo già intrapreso i gruppi di lavoro sulle funzioni specifiche, ci stanno lavorando più di noi, abbiamo detto fine mese, oggi ne abbiamo 28, e c'è una donna di poca fede, quindi entro 31. Variabile complicata ulteriormente è che i presidenti delle regioni si sono un po' arrabbiati e quindi sostanzialmente avrebbero detto che sui centri per l'impiego e i servizi del lavoro, invece di seguire le indicazioni condivise con il governo, le regioni avrebbero deciso di normare queste materie in quanto ne sono detentrici, e quando il governo avrà modificato il titolo quinto potrà fare una sua rimozione. Questo è un ulteriore acuto conflitto. Grave è stato il bando del Ministero di Grazia e Giustizia e della Pubblica Amministrazione, 1100 mobilità al Ministero di Grazia e Giustizia, non si dà priorità ai 20.000 delle province che sono sostanzialmente in mobilità verso la PA, ma peggio ancora si dice che la mobilità per il Ministero vale il 50% dei costi. Quindi tutte le pubbliche amministrazioni che mandano uno al Ministero di Grazia e Giustizia solo pagano a metà. Un colpo di fantasia ulteriore del governo, che ovviamente impedisce alle province che non hanno i soldi per pagarsi quelli non in esubero, si può immaginare che qualcosa ha determinato questo, e quindi evidentemente siamo preoccupati. A fronte della circolare iniziamo una discussione più fitta con l'osservatorio sulla modalità personale e sui numeri. I precari delle province ovviamente sono preoccupatissimi, io condivido questa preoccupazione, e abbiamo avuto alcune mobilità verso parchi e comuni, ma pochissime unità, e allo stato dell'arte la città metropolitana non vorrebbe dichiarare il dissesto, però però potrebbe usare ugualmente la prefornitura. Anche la città metropolitana, no, per le province no. Per le province no, e anche per la città metropolitana. Quindi non andrebbero in predissesto, che è meglio, ma andrebbero però già ad applicare la Fornero, ma come dire, noi abbiamo già discusso con l'applicazione pre-Fornero, insomma, come se questa cosa fosse già andata avanti. Comunque io ho convocato una riunione per fare il punto sulle questioni anche diciamo di economiche legate al personale, proprio in riferimento anche a quale cosa che ci ha Giovanni, cioè non scacciare ma tenere unito qua. E quindi dopo questa riunione vi diciamo qualcosa di un po' più preciso sulla base di alcuni ragionamenti che abbiamo fatto anche con Gabriella Laiol. Sarebbe bene che ci fossero tutti i bilanci. Io su una cosa voglio dire sui precari. Un conto è quello che è stato assunto magari precariamente per 6 mesi, un anno. Un conto è c'è gente lì che è 10 anni che ha precario. E dal punto di vista umano effettivamente no, deve stare. Quindi bisognerebbe trovare in qualche modo un sistema di sanare anche quelle situazioni lì. So, purtroppo non è un fatto che riguarda la nostra volontà, no, ma una disciplina nazionale. Comunque. Poi torniamo dopo questa riunione, perché dentro questa riunione volevo anche un po' capire il discorso dell'area metropolitana genovese. Questi continuano a dire che loro alcune funzioni le vogliono mantenere, a noi i conti non tornano. Non mi vorrei imbarcare nella solita guerra tra bande, quindi vediamo un po' cosa si può fare. Va bene, dunque, alluvione imprese, mi pare che ci siamo. A parte che diamo fondo a tutto, quindi se dovesse ricapitare, insomma, farete. Ma sapendo, no? Mi pare che le sommergenze ormai è una pratica che si sta diciamo, avviando positivamente, se poi arrivassero i soldi europei più o meno ci siamo. Ecco, sta venendo fuori il grande tema invece di Italia Sicura, che voglio socializzare, che l'ho fatto già un po' prima, nel senso che adesso adeguare i progetti per prendersi soldi costa alcuni milioni di euro. E quindi da qui l'esigenza, segretario, di dotare diciamo, la struttura nostra di qualche professionalità, almeno una, meglio due,
Perché deve interloquire con il Comune di Genova, con progettisti, con imprese, con assessori, con funzionari e poi anche con il Comune di Lavagna, Santa Margherita, Chiave e Rapallo, perché adesso, perché il governo possa accendere il mutuo, se ben capito, con la BEI per finanziare queste robe, ci vogliono più cose di quelle che ci sono volute per entrare in quell'elenco lì. E solamente che adeguare il progetto, il design, secondo chi l'ha fatto, costa alcuni minuti. Può darsi che esageri, può darsi che si possa fare diverso. E poi c'è un tema design che abbiamo fatto stamattina, ma che adesso vedremo più così. Ecco, rimane il discorso famiglie. Allora, il discorso famiglie ha un aspetto, per così dire, di interfaccia nazionale che riassumo così. Noi avremo il diritto di avere 8 milioni di margine di stabilità, tutti per noi, che erano nostri e che ci facciamo ridare. Sì, che ci fa, va bene. Ce li abbiamo già. Vabbè, sì, va bene, insomma, adesso. Che ci li facciamo lasciare, che li possiamo riusare per poi quest'anno. Giusto, così è la definizione giusta. Però credo che questo percorso vada completato da qualche iter di cui sta occupando lei. Vabbè. Poi però il buon Vattuone, diciamo, è stato il protagonista di un'altra vicenda parlamentare che ha anche lì messo in circolo residui, però non sono pari a 170. Sono cose che i singoli conoscono già, ma mi pare che quest'ultima fase più che mai bisogna un po' condividere. Che rimette in circa 175 milioni che vanno divisi. E qui credo abbia un ruolo fondamentale Gabrielli, chi è che ce l'ha? E perché lei a livello tecnico può essere meno lì, a livello come via di giunta, fa la parte di starci un po' dietro per... Ora, se di quei 175 ne beccassi con un certo tot, la massa comincia a diventare abbastanza interessante. E allora anche un gruppo di lavoro che i medici ha in qualche modo seguito, coordinato, perché adesso il punto è dare dei quattrini a quelli che hanno fatto sulla casa, che se la comprano, che se la costruiscono. Sì. Diamo l'anticipo perché c'è chi è fuori casa. Però insomma, chi la casa ce l'ha ancora e magari deve aspettare la strada, la frana, eccetera, allora si va. 3, 4, 5, 10, 20 mila euro immobili eccetera. Invece quelli che l'hanno portato persa o comunque lì bisogna andare sui 100, sono 50 mila euro eccetera. Ora, questo qui fu la mentre fate questo vi pregherei di guardare un po' bene che la vicenda progressa, no? Si è capito, nel senso che o la schiudiamo oppure gli 8 che diventano 10, 12, 14, 15, si è capito, no? Perché Renzo non mi pare che se la cava da solo, no? Sì. Dico questo perché i residui 8,175 sono residui per Parlamento individuato per soggetti privati nel loro complesso. Però siccome le imprese hanno trovato una strada, diciamo, ad hoc, mi pare di soddisfazione, tutto ciò che recuperiamo da lì, 8 eventualmente più qualcosa, quota 65, mettiamo sulle famiglie. L'ho detto 20 volte, sono anche noioso, però capite che questo è un problema serissimo, insomma, perché se noi mettiamo a posto questa gente qui, insomma, cambia un po' il clima, vedremo che è successo. Va bene, adesso non c'è Cascino, ma volevo chiedere a Tomioli di capire cosa accade per il porto di Imperia, perché la cosa mi sembra di nuovo complicatissima. Il Comune ha revocato l'acqua. Sì, ma mi pare di capire che i presupposti penali e amministrativi sono attuale stato dei... Cioè, nel senso che non solo che sono stati assolti nel processo penale, ma poi hanno vinto anche la causa amministrativa, civile. Il fallimento. Però pare che la procura lo ripresenti. Cioè, perché è stato trovato per un vice di comune. Un tifo per Caltagirone. No, io non tifo per nessuno. Però lo volevo dire per conoscenza.
come l'hanno stato annullato la richiesta di parimento al procuratore per un vizio, non lo sapevo. Pare che la procura lo ripresenti, questo non volevo dire per completezza. Vabbè, noi non è che siamo interessati come amministratori del territorio, però lì chi si è speso molto per questa operazione qui è il sindaco, che poi ci aveva sempre chiesto aiuto, sostegno, accompagnamento, insomma, adesso... Ha fatto degli incontri, devono revocare la concessione. Adesso vogliono rivedere l'assetto complessivo della zona, ridurre le previsioni edificatorie, no. Va bene, è chiaro che interessa che di quella città, che sto, cioè secondo me, se posso dire una parola, che siamo in streaming, sarebbe meglio che non ritornassi indietro, questa è la mia opinione, è stata come adesso, però poi neanche di più da me. Nel senso che secondo me se si riesce a concludere un'operazione pubblica lì è meglio, perché insomma, c'è un background non complicatissimo. Sì, secondo me sì. Va bene, invece mi diceva stamattina Vittorio Roncalo che a febbraio finalmente parte la sala dei santuari, solamente che bisogna, Matteo, fare un'operazione incrociata, infrastrutture, sport, se capito, per il Giro d'Italia. Perché non è manco che possiamo però differirsi nel dire opere principali come adesso vorrebbero loro, no? Quindi lavorateci un po' insieme, poi quando abbiamo trovato una quale la presentiamo un attimo. Magari ci vediamo una volta. Ma mi interessano tutti questi sindaci che dicono che loro devono aspettare le strade per il Giro d'Italia. Io non so neanche. È un'alternativa di quella che ha messo 500.000 euro nel mondo. Poi adesso altri, io non so cosa fare. Adesso che non bastano 500.000 euro, permesso di. Però alcuni piangono oltre il lecito, perché è vero che il grande problema è nelle tappe che toccano l'entroterra. Adesso la programmazione dei comuni della costa, le infrastrutture le devono fare, quindi l'anticipano io un po' e asfalteranno un po' più. Ma magari fa un po' una ricognizione per evitare di rimanere schiacciata da questo. Sì, lì ci sono stati alcuni problemi alluvionali fuori, tipo Rondanina, non so se è risolto o meno. Adesso riaprono, credo che si riapre il passo della Vascolina. Non so, non è tratto il tratto. Non so, lì ci passano comunque. Sì, lo so. Oggi poi c'era Barba Gelata e c'era quello più grave che era la frazione Ogno. Lo pronuncio bene. Quindi è da verificare quella che punto è, perché dovevano ricostruire, diciamo, un po' di strada che c'era poco. Ogno è Pugno, ma comunque lo stesso. No, è frazione. Ogno è... Non è il tratto che da Rondanina ti porta giù a Montebruno? Sì, non è quello. Sì, Cugno, il genovese Cugno, ma Ogno è giù in Fontana Buona. Allora, comunque è lì. Ok, è lì. Va bene. È quel posto dove siamo stati a prendere a mangiare i calzini. Dove c'è il tavolo dell'esposizione, della raccolta. Raccolta funghi. Quindi un po' va dentro i fondi del sommergente sta roba. Quindi va incrociata anche per questo. E un po' andare nei 500.000 euro il mutuo, poi però legare in città bisogna che, insomma... Quello che voglio dire, non è che... Per la palla, chiaro. Un'altra cosa, bisogna fare un incontro sempre con te, perché quando ci sarà il giro dovremo coordinare dal punto di vista autostrade, eccetera, eccetera, tutta la viabilità. Comunque ci sarà un setto. E allora volevo... Anna, quindi volevo mettere su un incontro e dirti che io magari non sono comunque il perché delle strade d'entroterra, perché nel tratto costiero, anche se c'è qualche buco, vai in piano, in discesa, se ne sono venuto a posto. Sì, tenete presente che lì vanno 90 all'ora sulla così. Sì, ma l'Aurelia, bene o male, non mi sembra così dissestato. Il tratto litoraneo, sì, che piano. Va bene. Invece, oggi a Roma dovremmo chiudere la partita Conti, quindi Conti Sanità Bilancio. Da domani, quindi, saremo lì con le carte ufficiali e diciamo tra 10-15 giorni bisogna avere contezza di cosa dobbiamo fare noi, insomma, in ricaduta. Già che sono qui, ho pregato Ivan, lo dico anche a Renzo, bisogna che noi capiamo bene l'impatto sui FAS, adesso il tipo va e viene, quindi è difficile. Una riunione di 5, però stiamo un attimo 5. Attenti, perché
Io vi anticipo che credo che sia difficile risolvere queste questioni in termini di blocco generalizzato, bisognerà immaginare qualcosa di diverso, perché avete capito che per esempio sull'articolo 20 alla fine non c'è niente, insomma, quindi cioè l'articolo 20 sui fondi sono 10 milioni, mettiamo. Però fate dei conti e poi diciamo a metà febbraio faremo una giornata magari seminariale in cui affrontiamo sanità, bilancio e falso, un po' come si deve, una linea di luce. Siete pronti il 13? Facciamo il 13, fate una mail. Se 5 volete che siete pronti. Dunque, TPL, questa è un'altra cosa, perché avete capito che ormai le tensioni, diciamo, nell'area centrale Ligure sono molto elevate. Allora, la gara è andata deserta per 3 voci su 4, anche se quella che ha avuto offerte è quella grossa, insomma, no? Mi spiegava Ballerini che i meccanismi finanziari che abbiamo messo sono complicati, quindi molto mercato, però si va tra la via privata, quindi secondo lui non si perde tempo. E pregherei Enrico di seguire molto questa cosa qui e di seguire molto bene anche il secondo bando, quello che viene in fondo basso, che dovrebbe uscire abbastanza rapidamente, no? Giusto, qui ci stanno lavorando, adesso dobbiamo definire, mi pare che sono disponibili subito 5 milioni, 5 non siano le altre poste, insomma. Dobbiamo tenere 1,5 milioni di Imperia, perché pare ci sia un po' di ottimismo rispetto alla soluzione. Ma non ci credo, spero di sbagliare. Loro sono ottimisti. Dite che io non sembra così, ma spero che vada bene. Dopodiché bisogna attivare sto fondino molto rapidamente, perché ogni mese che passa l'hai perso. Se ci riusciamo a chiudere questa partita del fondino, no. Riusciamo, ma è più complicato del previsto, insomma. Perché ieri abbiamo fatto una riunione con tutti gli enti, cioè comuni, province e tutte le aziende, e domani incontrerò nuovamente il sindacato. Ora, il problema è le aziende, cioè gli enti vorrebbero gestire con accordi territoriali l'utilizzo di questo fondino, e secondo me tutto sommato non nuoce al buon risultato dell'operazione. In alcune realtà è motivato dal fatto che si voglia strappare, penso Genova, con questo fondino qualcosa rispetto alla produttività, che noi non siamo andati a strappare un accordo regionale, visto che la produttività è veramente disomogenea su tutto il territorio. Poi ci sono il tema delle aziende, alcune aziende che con grande, grande devo dire, tensione, penso a Spezia, prima tra tutti, ma ci sono anche le altre, e non sono in grado di reggere il servizio se non procedono delle assunzioni, in alcuni casi pari alle uscite degli autisti. Cioè, gli autisti in alcune realtà, proprio perché hanno già fatto opere di organizzazione, sono ridotti all'osso, per cui aumentare la produttività in alcuni territori ovviamente è molto più complicato che a Genova. Poi c'è il tema del sindacato, che mette l'asticella rispetto alla corresponsione economica altissima, chiede che venga riconosciuto il 100%, che secondo me è difficilmente sostenibile. Abbiamo un'unica nota positiva, fatto un tavolo di confronto con l'INPS, ci sarebbe la possibilità di utilizzare i nuovi ammortizzatori sociali per 2 anni, quindi la NASPI, che entra in vigore dal 1° di maggio, avrebbe i requisiti per essere applicata e quindi ci consentirebbe di avere per 2 anni questi lavoratori licenziati, però che prendono questa indennità, insomma, sarebbe di circa 1000 euro al mese, con i contributi figurativi riconosciuti, e quindi l'incentivo che noi dovremmo dare in questi 2 anni è di gran lunga inferiore a quello che invece dovremmo dare senza nessuna copertura, perché per ogni lavoratore solo la copertura previdenziale degli oneri volontari per la pensione arriva sui 16.000 euro all'anno, quindi senza contare per la parte reddituale. L'obiettivo siamo dati con richiudere entro la metà di febbraio, adesso vediamo come evolve questa cosa, però le tensioni sono evidenti. E poi c'è il bando che dovremmo pubblicare. Il bando
Lagardo. Stiamo definendo, anche lì ieri abbiamo fatto l'ennesimo incontro con i consulenti, perché insomma, c'è ancora un po' di, come dire, tensione, insomma, un po' di alcune incomprensioni rispetto agli enti che sono anche soci dell'agenzia. Comunque io penso che il termine di marzo che siamo prefissati venga rispettato. Adesso stiamo chiudendo gli accordi di programma sui territori. Ecco, però dopodiché facciamo prego uscire... di seguire un attimo su questa roba qua. Allora, il bando ha, se vogliamo, due aspetti fondamentali. Una, cosa mette a bando, quanto costa, partecipa i costi oltre quello che ci mettiamo noi, eccetera, eccetera. E l'altro è le condizioni che metti per chi deve partecipare al bando. Chiaro, no? Perché io non ho mica ben capito ancora, diciamo, se i liguri partecipano o non partecipano. Un po' che abbassi un po' la voce. Esatto. È chiaro il discorso, no? Perché nel dibattito interno, anche dall'altra sera, questo è uno dei temi. Cosa succede? Non nel dibattito interno, diciamo, al PD, che però credo che interessi un po' tutti, insomma, almeno poco tanto. Ci sono due o tre temi genovesi, questo è uno dei più. Io però il problema è che non si sa bene cosa vogliamo fare. E poi c'è un tema enorme che, come tu, come dire, moduli questa gara in funzione del fatto che dopo un po' di anni arriva al nodo, no? Ma cosa mettere? Una clausola, diciamo, di variabilità, come si fa? A fare un piano di esercizio che a un certo punto viene modificato. Sì, ma non è che lo modificherà. No, modifichi quando a regina nel 2019, quando sa. 18, 19. Ecco, questo che mi inquieta della mia città, che cioè la ricaduta positiva di questi enormi investimenti, che non c'è dubbio che sia positiva, cioè Genova si ritrova una metropolitana gratis che da volte arriva gratis, non paga neanche un centesimo. Così come la strada Mario con gli anni che non paga neanche un centesimo. Quindi Genova tra un mese una strada, e tra 3 anni, 4 anni, una metropolitana che non paga niente. Naturalmente questo comporta un ripensamento complessivo della mobilità di questa città, che dovrebbe informare anche il bando che stiamo per fare in qualche modo. Cioè, allora è più appassionante capire, diciamo, queste cose qui che non la divisione, diciamo, territoriale del modo primario, per me, personalmente per me è più entusiasmante. Ma io non so, diciamo, non ho... Manca un mese a fare questa roba qui, insomma, ma non... cioè, si può dire, a un certo punto si cambierà, va bene. La mia, se devo dire proprio sinceramente, la mia preoccupazione è che questa incertezza abbia ripercussioni anche su cioè? Ci sono ancora alcuni passaggi in cui la piena condivisione da parte di tutti gli enti è ancora fondamentale, cioè, gli accordi di programma, la quantificazione degli soldi, cioè. Abbiamo un mese di tempo per fare alcuni passaggi in cui abbiamo un mese di tempo, abbiamo tre questioni grandi come una casa, cioè che bus compriamo per i nuovi soldi, poi ci saranno successivi esercizi, come usiamo il fondino e come facciamo il bando. Cioè, sono cose spesse, insomma, da cui dipenderà il TPL per i prossimi quanti anni durerà questo sforzo. L'indicazione che danno i consulenti sono di SPC, per una sostenibilità economica che nei primi 5 anni non c'è. Almeno 5 anni quel servizio si gioca in perdita, poi gli equilibri quando negli anni successivi. Per cui, cioè, nei 15 anni c'è una redditività, come la legge peraltro prevede, almeno il 2%, però ce l'hai solo sui 15 anni, se lo facessi su 6 anni non ce l'ha. Io tutto quello che mi dite che devo fare in questo mese, ditemi lo faccio, perché è una delle parti fondamentali, no? E poi l'agenzia
di fatto è quasi praticamente la voglia di se no, perché anche lì abbiamo fatto questa scelta un po' demagogica, cioè. Adesso dobbiamo far uscire, cioè comunque tanto per il è difficile con un'agenzia così importante lavori, diciamo, senza che non possa pagare. Naturale, diciamo, di solito non vuole devono gestire solo 3 miliardi di 3 miliardi, gestisce 3 miliardi di euro, non si paga neanche l'assicurazione, però abbiamo fatto su un'onda, una pressione forte che era difficile contrastare in quel progetto. Questa qui è una delle cose principali di questo fine mandato, perché noi in una cosa di mandato, insieme agli altri, ma con un ruolo che è quasi interamente in capo a FIS, cioè noi, determiniamo, come dire, la qualità del trasporto pubblico su gomma nei prossimi 15 anni. Quindi bisogna fare una cosa... Noi abbiamo che rispettare al minimo tutte le disposizioni da quando facciamo l'uscita, ci vogliono 130 giorni, rispettando tutte le norme europee e nazionali. Io lascio a te e lascio a Calella che ha seguito molto l'aspetto più, come dire, si può dire aziendale, compito di, perché adesso Pippo mi pare che è il terzo, diciamo, di questo gruppo aver definito il budget, no? Diciamo, un po' diverso, ovviamente se è piacere. Ditemi, tutte le volte che devo dire questo tempo ce lo dico volentieri, perché... Forse non dovrei controllare comunque. Fatta ancora il treno, se mi chiamate sono sempre disponibile. Che uomo. Dai. Però non guardate, il lavoro che sta facendo a Ballerini è un lavoro pazzesco, eh. Però non accompagniamo, seguiamo, lo stiamo facendo. Non è neanche pagare la FIRS per quello che fa. Scusate se aggiungo sul tema. Adesso non potresti essere in conflitto di interesse. Lo pagare solo io. L'agenzia ha una commissione per cui danno contributo. Già che siamo qui, affrontiamo un po' il tema di Pippo, staci un po' dietro, va, perfetto il pomeriggio. Affrontiamo anche il tema rifiuti. Allora, io ho visto questa commissione, mi sembra di essermi anche abbastanza difeso. E poi ne ho parlato anche lunedì sera, perché c'era l'assemblea del PD, mi pare che lì mi sono difeso. Adesso ho capito che questo nuovo DG di Amio dice che bisogna cambiare di nuovo il piano precedente. Anche se il Presidente continua a dire che c'è quella delibera sui altri 20, lo so che è falso. Se lo so. Lo so. A questo punto bisognerebbe, non so che cosa, attacchiamoci al DG e stiamo lì appresso. Il problema sicuro è che noi genovesi pagheremo fare quei soldi. La cosa riguarda non tanti di noi, ma molti di noi sì. Certamente solo io e Pippo. E poi vabbè c'è il fatto di lo so che lo sapete, però se volevo condividere le cose più complicate queste che non è più complicate. Adesso avete capito in cosa consiste il cambio, no? Cioè, cosa affittano un impianto anziché realizzarne, diciamo, uno come avevamo previsto attraverso gara. Io anche mi sono sentita frustrata, mi sono fatta, diciamo, spiegare. Che vuol dire che si poteva fare anche molto prima, ce l'ho fatto. Tutto lì, cioè, a tutto dell'inverosimile, la sequenza, diciamo, organizzativa, ma se non vogliamo far polemiche, prendiamo almeno, diciamo, atto di questo nuovo corso. Io continuo a pensare che la parte nostra a questo punto sia, oltre che seguire loro in quello che fanno, però poi più di tanto non puoi metterci il becco, sia l'esigenza di mettere a posto il sistema dalle altre parti affinché, qualora dovessero ritardare, non si sia pronti, no, ad avere le soluzioni su Varazze e su VAD. Su Varazze e VAD? Allora, VAD
che ci siamo. Varazze è già un po' diverso perché loro non avevano una procedura approvata in conferenza dei servizi, quindi stanno affrontando anche la parte della conferenza dei servizi. Quindi, mentre diciamo nel caso di c'è già il capannone, quindi voglio dire. Comunque noi, e poi fare tutta la parte transitoria, allora abbiamo fatto diciamo il piguglio che ora va sostanzialmente su Salicetti, quindi stabilizza lì, diciamo, le salire. Esatto. E cominciano anche a definirsi delle aree sensate, perché il piguglio va sul Levante e invece diciamo Genova, che si risolve i suoi problemi con gli impianti. Gli impianti esterni per ora fino a marzo ci arriviamo e poi abbiamo un periodo che speriamo diciamo di affrontare con un'apertura che noi ovviamente auspichiamo sull'Emilia Romagna. E poi non c'è ancora il posto? No. C'è tipo buon in effetto, diamolo un po'. Vabbè, c'è capito, buonaccio. Va bene. E poi però adesso c'è un po' la crisi in piedi, giusto? Quando? No, l'abbiamo... Ah, non lo sapevo. Non mai date mai. Ecco, come si è risolto? Vuoi raccontarlo tu? Allora, il piede si è risolto così. Come ci avevano iniziato di fare trattamento, però trattano di vivere organico sono morta questo. L'organico hanno anche iniziato di trattamento quindi stabilito al metodo in discarica. Con le tue blocche c'è ancora la capacità, sicuramente lo trovo anche in e in seguito invece si va a recupero poi c'è un problema dopo ovviamente però abbiamo un po' di vabbè, il problema dopo è sapere se la magistratura di sequestro o di sequestro l'8 o 6 sì. Posso solo dire una cosa di lei quando si apre il trattamento vabbè, dai. Scusa ma ci tengo come ha detto l'assessore Sbarca hanno deciso di prendere la prossima. Ma non è solo una procedura, è anche che dal punto di vista sostanziale i due impianti erano previsti per i quali era stata fatta la gara, non c'entra niente, ma non c'entra niente, questo è il vero. E il anche perché noi la delibera, scusa se ti interrompo, l'abbiamo mutata nel senso che dentro alla nuovo piano dei rifiuti abbiamo messo una dicitura perfettamente compatibile con la gara che loro avevano fatto, quindi gli abbiamo smontato comunque l'argomento, non è così, semplicemente non è così. Ah, tra l'altro fanno anche il depuratore per il colato, quello è ora è pronta la cioè Cornigliano, no? Sì, no. Oh no. No, quello che mettono diciamo Scarpino. Transitorio sulla perché a regime quello fanno giù, no? Sì, ma ora dico una cosa che è importante questa cosa. Va bene, con Vesco andiamo il 2 a fare un sopralluogo alle due stazioni, il 2, no? Sì, quindi l'ho messa abbastanza addirittura. Io almeno per gli spazi, però sarà molto importante per il maggio. Se rimangono fuori i parchi commerciali. Basta per il pubblico, no? Questo deve essere se vuoi, se mi aiuti anche tu, vista di maggio, insomma. Dovrebbe arrivare oggi il dettaglio del programma che stanno organizzando loro, quindi abbiamo invitato, avevo chiesto che fosse invitato anche la stampa, quindi una cosa volta. Dunque, sul Fareggiano hanno scelto l'impresa che ha vinto, l'impresa di Liberation. Adesso ci sono soliti tempi, dei corsi eventuali, accesso agli atti, eccetera, ma insomma, forse esecutivo. Poi naturalmente questa parte qui diventa importantissima perché si lega allo scolmatore grande e poi anche a Novara, abbiamo già fatto una classe. Quindi è molto seguita anche da noi perché se come pare diciamo, noi diventeremo diciamo, gestori, commissariali, l'operazione della sicura, sarà un'interazione strettissima tra un'operazione comunale e un'operazione commissariale, quindi motivo di più per avere dunque un pochino più forte. Dunque, se capisco bene, Renzo, l'operazione all'AMES, anche se si salva, non prevede più lo spostamento. No. Giusto?
dovremmo ragionare un po' su tutta la partita. Quindi bisognerà capire se quei spazi acquistati, progettati, eccetera, possono essere usati. Quindi chi di voi sapesse che gli orientali cercano spazi, sappia che Fisse può offrire a buon mercato, può offrire a buon mercato. Su tutte le province della regione. Tutte le province della regione, ma in particolare Ciccagna, Ciccagna poi parte di più noi. Anche a Spezia nel Savonese. Bene, adesso io però tornerò, cercherò di dedicare un po' di tempo a Caligero, però qualche rumore di, diciamo, di imprenditori, non vedo capire meglio, c'è. Insomma, qui il problema è se la fondazione trova di parte. La fondazione da sola finisce lì, no? Se trova di parte conquistare insieme per mantenere una presenza, diciamo, di questo tipo, su cui noi ci chiudiamo. Dunque, vi pregherei di mettere su invece un gruppo con la mia segreteria settimana prossima, Iva, perché adesso hanno rimesso la commissione lunedì, ci andrò anche, ma noi facciamo un'operazione tra tappe, commissione, gruppo, commissione, no? Potete per favore, sono spiegato, no? La legge dei medici, perché adesso io se arrivo sabato o domenica non è che lunedì sono pronto, però... Quindi prego tutti voi che state lì questi giorni di fare un attimo di tipo anche qui, tipo tutto. Quindi potremmo fare un'operazione concepita così, lunedì commissione, gruppo in settimana, lunedì commissione per cercare di chiudere. Questo basta che tu si fa parlando, sì. Perché la commissione di lunedì deve essere interlocutoria. Però fai tu un po', che spero di avere tempo anch'io questi giorni. Ecco, sei già convocata l'Aiolo. Il presidente Boffa diceva di portare lunedì l'articolo sul volo auto, in modo che martedì potrebbe già andare in commissione. Ma perché va in commissione sanità? No, parlo della commissione 1. No, mi aggiungevo non come sanità, ma come... Okay. Le auto d'epoca, se volete, le dico. Le auto d'epoca, la situazione è così fatta. Visto un incremento di centinaia di migliaia di automobili dai 20 ai 30 anni, il governo ha deciso di esentare il bollo non più oltre i 20, ma oltre i 30 anni. E questi dai 20 ai 30 pagavano in Liguria 28 euro come la maggioranza delle regioni, alcune regioni avevano modificato la tabella e messo un bollo più alto, chi 50, chi 30. E noi abbiamo già perso in Corte Costituzionale una norma perché la materia è evidentemente statale, anche se poi tutti sanno che il bollo è regionale. In realtà è statale anche perché una quota del bollo che i cittadini pagano va allo Stato, non rimane tutto in casa regione. È evidente che si tratta di fare una norma non costituzionale che determinerebbe anche un minor gettito, che noi abbiamo stimato e messo a bilancio per circa 1,2 milioni tra i 20 e i 30 anni. Alcune regioni hanno un po' pasticciato perché non hanno fatto delle leggi, ma non hanno recepito la tabella nazionale e avendo una tabella propria, non potendo recepire la tabella nazionale, ad oggi allo sportello utilizzano la vecchia tabella. Ma siamo in presenza di un pasticcio perché c'è una legge nazionale che ha competenza allo Stato. La regione non lo recepisce, che è obbligato, è giuridicamente obbligato a recepirlo, fa pagare più di noi, ma in realtà un volo auto per una macchina di grossa potenza tra il 20 e il 30 può anche pagare 600-800 mila euro di bollo. Poi sono tutte euro zero, quindi è assolutamente un bollo caro.
Noi abbiamo ieri incontrato, c'era anche Enrico, il presidente dell'ASI, che è l'associazione che certifica dai 20 ai 30 anni le automobili come storiche, perché devono avere una manutenzione, i pezzi, i colori, eccetera, della macchina. Ovviamente l'ASI e chi ama questo tipo di pezzo di storia ha evidentemente l'interesse, che è anche storico, perché ci sono ad esempio persone che hanno decine di automezzi che non usano, per cui oltretutto non siamo in una tassa di possesso, ma siamo in una tassa di circolazione. A questo punto noi abbiamo fatto un comunicato in cui ci siamo impegnati col coordinamento delle regioni di riaprire la discussione, che in realtà non si è mai chiusa, con il governo, per arrivare eventualmente a delle situazioni che consentano a chi ha questi mezzi di continuare a mantenerli, perché è chiaro che rischiamo o che vadano nelle regioni in cui per ora a grande rischio si paga meno del bollo, oppure addirittura all'estero, oppure si ha, come dire, come dicono loro, si rottamano un vecchio automezzo e risparmio. Però è da chiarire, perché in realtà le interviste dell'assessore del Veneto, le interviste dell'assessore del Piemonte, che ha congelato, però la scadenza è il 31 gennaio, senza provvedimento, è da chiarire che noi non abbiamo il potere, mentre probabilmente è passata l'idea che le regioni potevano legiferare. Il nodo è a livello romano, e temo però che alla fine, dopo il 31, qualcuno pagherà e qualcuno, non pagando, non potrà circolare. Vediamo poi con il governo quali possono essere le modalità. Tenete conto che se per noi è 1,2 milioni, essendo noi il 3%, per il governo sono gettiti molto significativi, 40 milioni. Finanziare hanno stimato 78. Perché ne abbiamo meno altro. Va bene, secondo me anche, sì, sì, anche questo è un problema. Storiche ne abbiamo moltissime. Per storiche si intende quelle vecchie, infatti. Però ne abbiamo, loro hanno fatto un conto che solo... Sì, ma dice Pippo che ormai con la crisi, in realtà, tante auto vecchie... Comprano tante auto vecchie per... Cioè, auto storiche in senso classico... La 1 viene per fatto. Dico, ma no, quelle non pagano, per pagassero quelle. Prima dico cosa vuoi che sia, sarà un millesimo. No, la proposta che fanno loro, secondo me, non è seria. Che dicono, trasformiamo la tassa di circolazione in tassa di proprietà, quindi pagano tutto. Facciamo una quota di 60, 70, 80 euro, in cui la pagano tutti, eccetera. Delegati. Torniamo un po' al discorso invece dei medici. Ma 2015 però non è che noi rischiamo di fare una sorta di danno erariale mettendo in campo abbiamo già perso nel 2005 la legge, cosa faccio la legge anticostituzionale su un'entrata, se si tiene qualcosa si tiene giusto, va bene. Andiamo al discorso invece dei medici. Permesso che io lunedì comincio a essere agibile di personale, cioè medici, diciamo così. Quindi vedi un po' l'orario, l'altro potrebbe essere dalle 10 in poi di questo lunedì, dalle 10 in poi l'altro, ma tanto martedì parliamo dei rifiuti, che vengono chiamati per i rifiuti. Perché in realtà era una specie di interrogazione di Siri che è stata trasformata in una monotematica, non capisco però, perché che senso ha? No. Invece il gruppo potrebbe essere sensato farlo, ma gruppo o maggioranza, quindi se voglio. Potrebbe essere martedì a luna, che non senso, sì, cioè, sì. Mezzo, insomma, sì, lavoraci un po' tu, poi mi chiami, sempre che io posso tornare, speriamo di sì. Dunque, invece, il 5, lei, non so se hai visto, a mezzogiorno è stato convocato, siamo stati convocati dall'Italia Sicura, con un programma molto vasto. Tra l'altro Calla e Gian hanno un aggiornamento personale,
vuoi. Devo andare a fare un corso ordine degli architetti del colore. Non so, forse Boni, Vini, Scarizzi, non so, mi pare che sia te che devi riunione, no? E quindi è tecnico, quindi noi non dobbiamo andare. No, è tecnico. Allora basta. No, perché l'ho chiesto. Io ho capito che è tecnico. È un misto tecnico. Ah sì? No, però c'è gente che ha approfondito, no? Sai, ci hanno mandato le tabelle, le abbiamo riempito i capi che ci hanno chiesto, e quindi è un po', diciamo, il confronto su questo. Vabbè, vedela tu, nel senso che chi ci va, chi non ci va. La tecnica, direi che secondo me la Gabriella è buona, se loro non ci sono, so, no? Anch'io, sì. Va bene, invece... Invece Renzo si chiude la Remacut perché a vado per Gegge veramente una cosa noce vorrebbe come il pane. Chiudiamo? C'è ancora qualche mal di pancia, ho riparlato con Miazza 3 giorni fa, mi diceva che mi dà notizie perché si riconvocava l'ennesimo incontro, c'è qualche resistenza nella trattativa tra i privati, dipende da questo. Dunque, di tribunali, adesso di poi di chiave magari se ne può parlare domani che non c'è, perché nel saluto che abbiamo fatto a Toscana è venuto fuori via di Viazzi, perché di tribunale a chiave non ci sarà mai più l'impressione, no? Però è una sciagura pensare che non si usi quel ufficio. Ho capito che gli hanno qualche idea, possiamo incaricare, ti incarichiamo Giovanni, c'è qualcuno che vuole di casa. Diciamo Giovanni, lo dici tu allora, vuoi interno, di prendere contatto con il ministro, di prendere contatto con il tribunale di Genova, perché lì adesso senza dire qui perché non mi pare corretto di vedere gli altri, ma l'idea di usarlo ancora per cosa afferente a giustizia, non per il tribunale, nel senso stretto ho capito che c'è, sarebbe utile non far degradare l'edificio nuovo, insomma. Magari lì a Boitano che stiamo tornando e posso provare a trovare gli arzi, gli leggi, non so. Sembrerebbe sensato non lasciare andare le cose. Comunque, Chiaravagna, la questione Piaggio non è risolta o sì? Abbiamo riunione di 3. Tutto. Invece vi prego di vedere quella cosetta giù di della Marina, insomma, perché Carella, di vedere sta cosa Marina, cioè da viaggi, per far se abbiamo detto, Renzo, hai ragione tu, ho visto bene la lettera, bisogna vedere questa cosa, Piaggio, l'aereo, rondine dalle domani. Ho l'impressione che la cosa si possa chiudere. Va bene, invece Entella mi sa che si va a litigare, se non capisco, però noi non possiamo farci niente. Nel senso che il comune di Lavagna dice che mette in discussione l'intesa raggiunta, per cui si parla della conferenza dei servizi, eccetera. Credo che possiamo fermare tutto, insomma. A meno che non sia una condivisione sul fatto che non si fa nulla e i soldi li usiamo per qualcos'altro, poi li diamo indietro. Dunque, lì c'è il settembrino, bisogna prendere in mano adesso, prendo in mano tu. Va bene, poi c'è tutto il pacchetto porto, ma ho già detto che lo portiamo più una volta. Allora, mi dice la Pagano, Pippo, che secondo lei stavolta la cosa si fa seriamente e che si mettono dentro tante persone, non so quanto, in Italia, di cui qualche migliaia di due, insomma, a Bavona, immagino che ci interessasse. Ecco, un'altra riunione che vorrei fare è questa qui che riguarda Quarto, anche non so tu, con Claudio.
Sì, magari facciamo una mattinata di sanità, facciamo la quarta adesso. Il quarto qui. Il quarto municipio, comune, associazioni, arte penso di no. Arte, ASL, Arte, ASL, Claudio, bisogna, cioè perché la novità è che è arrivato il mutuo, come ho scritto per te. Quindi adesso abbiamo 9 milioni e mezzo in tutto. Sì, sì, no. No, 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 cosa territoriale. Sì, potremmo fare il quarto, potremmo fare il Coproma e potremmo fare il Busalla. Ma chi sta a posto? Quarto, Coproma, Busalla. Cine ce ne vuole scrivere per Busalla, è un municipio comune, per Coproma è un municipio comune per quarto. Se facciamo 3 ore, la metti su. Poi se c'è bisogno facciamo magari una cosa con il comune, sparare il ponente, se noi siamo a posto, va. E potremmo fare anche casomai Galliera, se ancora non ci siamo. Facciamo mezza giornata. Poi chiederei a Renzo di farci la prossima volta, quando può, un aggiornamento sulla banda larga. Mi pare di capire che si è piantata in Fratel per l'ennesima volta, perché questa azienda che ha vinto di Fratel è molto sconvinta di acquistare uno, Communication, ma invece sta cosa andata avanti, e quindi se è così bisogna fare col MISE, noi facciamo una gara noi, non so. Perché i comuni che sono andati dentro in Fratel diventano i parenti poveri da due, non andavano. Poi chiederei a Matteo e a Cascino di vedere se chiudiamo la cooperazione di Ricco, che è lì, no? Da mesi. A Renzo di attivare i rapporti con l'ambiente per ACNA. Ambiente, no? Hanno mandato una conversazione per i danni ambientali. Sì, per i danni ambientali. Ecco, ma invece spiegatemi una cosa di Pittelli, che sono. Ma Pittelli adesso abbiamo dei soldi noi per fare le cose, dico bene, capito bene? E le faremo? Sì, abbiamo. Cioè, siamo andati in un'altra parte. Migliorare il Ministero dell'Ambiente. Ma è un sito di interesse regionale, per cui quei soldi adesso non potete utilizzare per i tecnici, dovete utilizzare per i siti di interesse nazionale. Noi abbiamo prodotto la documentazione per far vedere che erano già stati approvati un anno le conferenze dei servizi che si tenevano a Roma dal capofila del Ministero e che quindi sono approvati dal Ministero, dovevano essere fatti. Sono comunque interventi che non riguardano le aree dove c'è stato fatto l'inquinamento, no, da parte del Stato. Sì. Andiamo a. No, siccome so che abbiamo dei soldi. Abbiamo messi sia lì che su Pertuso, con i verici. 1-3, 1-3. Qui andiamo a bonificare i siti di quei poveri privati che hanno subito nei propri terreni l'inquinamento derivato da altri. E lo segui tu. Sì, parte di sé. Va bene, infine, ho visto questo articolo del Secolo che gioca sull'omonimia Vernazza. Allora, so che la sto seguendo Lella, qui non ci voglio perdere tempo, seguila tu. Comunque. Oggi, ora vado a un incontro tecnico su Rio Vernazza? Sì, Vernazza. Sì, insomma, mi pare di capire che c'è un pacchetto scuro da Vernazza che va a posto, no? Più o meno. Giusto? Sì, abbiamo oggi un incontro tecnico, questa sera faccio l'incontro con il municipio. Va bene, invece poi c'è la questione Vernazza 5 Terre, eccetera, eccetera. Dunque, ho ricapitolato un po' le cose con la bella Minervini. Il parcheggio di Monterosso è fermo come il giorno di Roma. Però dice lei che sono stati privati a non chiedere.
se ne può occupare qualcuno, perché lasciare quel mostro lì così com'è, lo demolisce, lo uso, insomma. Lo puoi vedere un po'. Chi è che conosce un po' il sindaco di Monterosso? Noi lo conosciamo, però fai tu fuori, se no. Fai te. Cerca di capire un po' com'è sta roba. Dopodiché a Monterosso c'è un'indagine giudiziaria abbastanza corposa, ma diciamo mi pare che non siamo veramente interessati, va bene. Invece l'avvocato ce l'ho ormai. Ce l'hai, quindi se anche dovessi. Stendo l'incarico. Invece pregherei infrastrutture e ambiente di capire bene come veniamo a capo la vicenda di Vernazza. Fatto tutto? Perché sì che manca una caterva di soldi. Ah sì, si è comportato bene. Io vi ho detto benissimo, si è comportato benissimo, siamo anche arrivati sotto. Perché almeno lì, gente presente che Ferrovia, RFI diceva che ci mettevano dei soldi quando avessimo raggiunto un... perché lì, permesso che ci vorrà chissà quanto, ma almeno avere, diciamo, l'idea di con la fissa, insomma. Poi io che ci vado spesso lì, diciamo, non capisco perché si è fatta così stretta, secondo me già che c'eravamo si poteva allargare un po' a certo punto, ma ormai ci sarà un motivo idraulico, non so. Però quindi avete trovato un accordo, si sa come fare strada, fiume, tutto, canale. Va bene, ho detto molte cose, abbiamo avuto un sacco di tempo per lavorare. Adesso, conferenza stampa, dunque, ci sono una cose che riguardano chi? Gruppo Berlangeri, per il Museo Navale. Berlangeri, per il Museo Navale e faccio la depurazione, faccio io? Depurazione di questo tipo di stampa. Viene io. Non ricordo mai. Posso stare più a me? Posso vedere anche meno. Non abbiamo altri argomenti per la giunta di oggi? Franco? Secondo me, so che l'acci non basta. Sì, ma l'assessore non va a fare niente. Parliamo con gli altri. Andiamo un altro mutuo. Che computer si è piantato? No, si è piantato.